Si parte allora con la Juve bianconera, il PSG in maglia blu scura con banda centrale Bordeaux, divise ufficiali, divise tradizionali per entrambe le squadre. Si parte una mattinata un po' surriscaldata qualche minuto fa dal curioso episodio arbitrale che ha deciso di fatto Chelsea-Corinthians. Si sta continuando un po' a parlottare, a discutere a bordo campo, il Chelsea molto arrabbiato, va detto, per una decisione che sembrava in effetti sbagliata, così stando alle immagini si potrà, poi ragioneremo su come andrà a finire questa querelle, che comunque è piuttosto episodica, alla periferica per quanto riguarda questo torneo, che si è comunque sempre distinto per correttezza, per fair play, per regolarità e per sportività dei giocatori e delle squadre in campo. Pallone sul fondo, rimessa laterale a favore della Juventus. Juventus che, come detto, ha un po' deluso magari chi si aspettava una squadra all'altezza magari della squadra dei grandi che domina il calcio italiano da 6 stagioni. Juventus che è un po' pagato una certa leggerezza in attacco, è mancato un giocatore alla Mauricio Fernandez o alla Echevarria per dirne due. Juve che ha messo in mostra una buona organizzazione difensiva, buona individualità in mezzo al campo, per esempio con Stamagna, in attacco un po' è mancato un giocatore che facesse da punto di riferimento per la mole di gioco comunque creata dalla formazione bianconera. Il PSG, a cui va detto di aver ricevuto in sorte un girone davvero difficile contro Roma, Benfica e Corinthians, 3 squadre che sono tutte poi passate ai quarti. PSG che ieri ha battuto 3-2 lo United e adesso punta al bis contro la Juventus. Però è lanciato in avanti molto difficile, ma è ottimo il controllo di Gomis, però gli torna addosso Casazza, gli porta via il pallone, Venetilli, la palla giocata in orizzontale, Bufandar controlla male, Pietra ancora Bufandar, si scontrano 2 giocatori della Juve, c'è il pallone nell'area, c'è Venetilli che cerca spazio per il destro, la palla è il centro, grande confusione, ancora Venetilli in mezzo sul fondo. Lunga da parte del PSG, non proprio limpida nel suo sviluppo, in ogni caso però è terminato a lato. 2 minuti 0-0, Juventus che, come detto, non ha ancora fatto un punto, ha perso 4 gare su 4, segnando comunque in tutte e 4 le partite, ha segnato 3 gol con Stamagna, ha fatto gol anche, anzi no, ieri non ha segnato la Juve, che ha segnato 4 gol in 3 partite, 3 con Costamagna e 1 con Bufandar, che è il capitano di questa squadra. PSG con Colela in difesa. Colela che ha questo curioso record di essere l'unico giocatore ammonito del torneo contro la Roma, la seconda partita della formazione francese, un fallo piuttosto duro che è stato punito con il giallo. Quamdi, pallone giocato da Rafael Fernandez, c'è il centro per Gomis, davanti al portiere, il pallone bloccato da Piras, la bella parata del piccolo Lorenzo Piras, quasi a colpo sicuro Gomis, che però è stato ipnotizzato quasi da Piras. Torriero, tunnel molto bello di Torriero che se ne va, mette al centro, non c'è nessuno, però non è finita, c'è il numero 5 Schiavone che vince un paio di rimpalli, ancora fermato da Colela che ha lo suo 6° numero, riparte il Paris Saint Germain, occasione anche per la Juve, dunque ancora Colela, vince il rimpallo, allarga alla grande, grande intervento anche da parte di Stefano Croce, non è ancora finita perché c'è ancora Colela, molto flessuoso, molto elegante, si prende un calcio di punizione per il fallo di Casazza con il numero 6. Rivediamo l'occasione di poco fa, Gomis, ed è bravissimo Piras a rimanere in piedi, poi a ritrovarsi il pallone tra le mani, insomma è stato bravo a rimanere in piedi e a bloccare il pallone che adesso viene sistemato da Venetilli, che pensa forse anche alla conclusione. PSG ha fatto molto bene sui calci piazzati, ha segnato ieri un gran gol e la Mac contro il Corinthians, gol inutile perché poi il PSG non è riuscito a pareggiare la partita, che gli sarebbe valso il passaggio del turno. Il destro di Venetilli controllato da Piras, palla uscita di pochissimo sopra la traversa, soluzioni balistiche niente male per i francesi, ha anche toccato il pallone Piras, sarà dunque calcio d'angolo per la formazione francese. Piras contro il Paris, quasi anagramma. Allora al centro di testa Kouamdi, cerca la sponda, poi attenzione alla ripartenza di Bufandar per la Juve, velocissimo nel cambiare il fronte d'attacco, grande intervento di Venetilli, scivolata Fernandes, Kouamdi, grande numero ad andare via a Croce, ancora Kouamdi, allarga al destro per Gomis che corre, tiene parola in campo, Gomis guadagna la rimessa laterale fuori del PSG. 3-4 giocatori di gran livello, il PSG meritava di più di una
torneo dal 9 al 12 posto. Qui la sfiorata, credo Pires, giusto l'angolo. Gomis, Pietra, si gira bene su Casazza, mette in mezzo, pallone resta lì e poi lo blocca Piras e riparte la Juve che ha spazio. Attenzione con questa maglia, 2 contro 1, può andare verso Torriero, Torriero lo rincorre Gomis, controlla bene Torriero, deve andare via Gomis, lo fa Torriero davanti al portiere, la porta è vuota, si salva il PSG, non è finita, Torriero, Juve in vantaggio, il gol di Leonardo Torriero, 18 marzo 2006, il suo primo gol del torneo, il gol che porta in vantaggio la Juventus al quinto minuto, Torriero dopo un'esitazione della difesa francese, qui Gomis che non è esattamente un difensore, si comporta da tale, Gomis qui, esatto, palla al piede, poi Cincischia ne invia proprio addosso al numero 11 juventino, che è bravo e freddo a sistemare la palla nell'angolino, e allora vantaggio Juve alla prima occasione, la Juve è vantaggio, l'errore ancora di Collella, ancora Torriero sul fondo, rischia addirittura il 2-0 la Juve, rischia il PSG di subire il 2-0, la Juve ci va molto vicina, nel giro di un minuto Torriero vicino al 1-2, PSG un po' distratto, un po' con la testa tra le nuvole in questo avvio di gara per quanto riguarda i disimpegni, ancora Colela, stavolta se ne va pulito, ancora giocatore fisicamente debordante, salta 3, Colela trattenuto, continua già l'apertura per Gomis al centro, non ci arriva Pietra in scivolata, si salva la Juve, Colela ancora verso Gomis, Colela sono tutti da lui, pensa per un attimo anche al tiro, lo prova, niente di che, controlla Piras, giocatore forse un po' irruento, un po' rude a tratti questo numero 5 francese che risponde al nome di Junior Kylian Colela, giocatore che ha fisico, ha temperamento, personalità, capitano magari silenzioso di una squadra in cui la fascia di capitano la indossa in questo momento il numero 7 Rafael Fernandes, anche da questi livelli si tende un po' a responsabilizzare tutti i giocatori alternando la fascia del capitano, dunque non c'è un vero e proprio capitano designato. Costamagna batte verso Schiavone, la rimessa è sempre juventina, in vantaggio gol Leonardo Torriero, sarebbero i primi 3 punti del torneo per la Juventus. Non è buttato più in avanti, esce molto alto Piras, rischia perché poi la porta è vuota e Kouamdi da centrocampo prova il tiro e la palla sfiora l'incrocio dei pali, Piras in libera uscita non si è molto evidentemente preoccupato delle conseguenze di abbandonare la porta, Kouamdi con grandissima capacità di coordinarsi nel breve, guardate di quanto poco la palla sia uscita rispetto all'incrocio dei pali, PSG vicinissimo al pareggio, qui ancora un errore, questa è l'occasione poco fa, anzi no, di Torriero è un replay, chiedo scusa, Torriero calciato fuori, Fernandes se ne va, mette al centro, Gomis in ritardo, torna sul pallone la Juventus, Casazza, Torriero che si libera molto bene il disimpegno, poi c'è l'azione del numero 5 Schiavone, Bufandar si accontenta del fallo laterale, questa magna fermato da Colela, poi Douglas, ancora Colela un po' alla cieca e per Bufandar, quella che arriva Torriero ancora al volo di destro, il primo Torriero che non ci pensa su e tira, mancata un po' di risolutezza in questi giorni alla Juve forse in attacco, quello che sta ben dimostrato Torriero forse quello che è mancato alla Juve nelle prime 4 partite, ovvero una maggior decisione in zona tiro, in zona gol, costruito molto, la squadra biancolina però sempre sembrata un po' leggera al momento di concludere, lancio in avanti di Venetili per Gomis, protegge Piras il pallone che va sul fondo, Lorenzo Piras 22 aprile 2006, portiere tra i migliori di questa Juventus, intanto segnaliamo anche in grafica l'assenza del gol della Juve, non ce ne vorranno i tifosi juventini, la Juve in vantaggio 1-0 il gol di Torrieri, segnato al quinto minuto, adesso verrà aggiornato nella grafica, in ogni caso conta il cartellino dell'arbitro, 1-0 Juve che riparte ancora con Costamagna molto veloce in area di rigore, Costamagna la soluzione di destro, la traversa e poi il pallone di fatto passato da Torriero a Douglas, ancora palla gol per la Juve che sfiora il 2-0, grande giocata di Costamagna,
Douglas nettamente preso in controtempo, poi Torriero tra le braccia del portiere francese. Dieci minuti, siamo arrivati a metà primo tempo, c'è qualche cambio in vista per entrambe le squadre, vediamo Ventre pronto a subentrare a un compagno, vediamo anche Ovre dall'altra parte che sta per entrare, serie di cambi, ci sta togliendo un fratino anche Filippo Grosso, interruzione anche per consentire ai giocatori di dissetarsi, siamo a mezzogiorno, direi che il caldo è piuttosto notevole. Allora ci rinfreschiamo anche noi, un vento sempre gradevole, oggi fa meno caldo dei giorni precedenti, domani peraltro previste condizioni atmosferiche incerte nella mattinata, vedremo in che tempo e con che temperatura si giocheranno le varie finali. Piccolo time out proprio in mezzo al primo tempo, il cronometro continua a scorrere, ma ovviamente poi ci sarà da recuperare questo tempo che si sta perdendo. Molto caldo, dunque giusto sacrosanta interruzione. Si riparte adesso, tornano in campo le squadre, vediamo se ci sono dei cambi, rientra Bufandar nella Juve, c'è anche Schiavone, c'è anche Ventre come avevamo anticipato, c'è anche il numero 6 Gabriele Casazza. Interruzione piuttosto lunga, ha detto, siamo a un minuto e mezzo di interruzione, non so, francamente è anche ora di tornare a giocare. Ovre in campo, numero 3, si stabilisce come sempre, si va a posizionare proprio sulla sua fascia di competenza, poi Douglas, poi Fernando, ci viene lì, con là, Pietro, ci sono tutti, c'è anche Venetti lì, il cambio Ovre per Gomis, unico cambio nella di PSG. Nella Juve invece anche Filippo Grosso è uscito, l'autore del gol Torriero, è uscito se non sbaglio anche Luca Costamagna, per il resto in campo Croce, Bufandar, Schiavone e Casazza. Rimessa per la Juve, sono passati 12 minuti ma ce ne saranno un paio da recuperare a fine primo tempo. Colela intanto sull'altro campo, il vantaggio del Krasnodar 1-0, gol di Biryukov, dunque il Krasnodar in questo momento è primo nel girone tra il nono e il dodicesimo posto, a 3 punti Juve e PSG, a 0 il Manchester United. Grosso, puntale Fernandes, per lui e per suo padre avversari francesi non sono avversari qualunque, chissà se Filippo Grosso sarà stato già informato da suo padre le gesta del 9 luglio 2006. In ogni caso qui si interrompe il gioco perché la parola non era uscita dall'area e dunque si deve ripetere il rinvio dal fondo, momento di impasse arbitrale, niente, vabbè, no, c'è un momento di blackout regolamentare che fatichiamo a spiegarvi, in pratica bisogna battere la rimessa in maniera regolare, il portiere deve mettere la, ecco, ok, benissimo, Veneti lì, Douglas, c'è stato un momento di misunderstanding, pallone che passa, l'errore della Juve, attenzione a Fernandes, esce stavolta in maniera opportuna Piras, c'era però fuori gioco da parte del numero 7 parigino, e allora punizione per la Juventus che ricomincia da Bufandar, pallone intercettato da Ovre, ancora in avanti Casazza, Colela svetta sul piccolo Grosso, inciampa addirittura, però guardate quanti centimetri rende Grosso a Colela, sembra davvero padre e figlio, comunque fratello maggiore, fratello minore. Veneti lì, rischioso il pallone, pasticcia Douglas, recupera palla Ventre, la porta è vuota, defilato però Ventre, non riesce a trovare spazio per il tiro, alla fine non è ceduto in mezzo all'area, Grosso in scivolata, perde il pallone la Juve, poteva far meglio qui la formazione bianconera. Bufandar lotta con Ovre, la rimessa è juventina, c'è ancora Ventre che ha spazio per entrare in area di rigore, lo mette al centro il pallone, Grosso ribattuto da
Veneti lì, che poi fa ripartire il PSG con Kouamdi, veloce ripartenza dei francesi, Kouamdi mezzo a 4, pallone giocato all'inizio di Pietra, esce ancora Piras che ama evidentemente uscire alla Neuer e tenere altissima la linea difensiva, gli va bene anche stavolta, molto attento, molto preciso Piras nella scelta di tempo. L'errore di Kouamdi, recupera palla alla Juventus, ancora con Ventre per Filippo Grosso che raddoppia e la Juve si porta sul 2-0 ed è il primo gol in questo torneo anche per Filippo Grosso, figlio d'arte, che contro i francesi evidentemente rinnova la tradizione paterna. 2-0. F come Fabio, 2-0, è una Juventus finalmente, bisogna dire, un po' più concreta, un po' più decisiva, un po' più italiana nello spirito e nell'approccio al gioco. E PSG adesso sotto i due gol, risultato un po' sorprendente proprio perché il PSG ci era sembrato nei giorni scorsi qualitativamente meglio della Juve, che però con grande razionalità, con grande attenzione, si sta meritatamente portando a casa il primo tempo di questa partita. Prova Buffon dalla distanza, palo pieno, palo interno che salva Douglas, soluzione spettacolare di Adam Buffon, che rivedremo quanto prima proprio per apprezzare la coordinazione e il gesto del numero 6, capitano della Juventus. Ancora Douglas blocca il pallone, un po' in tilt il PSG, rivediamo, Buffon si coordina di sinistro, pallone bellissimo, Douglas forse lo tocca anche, lo manda sul palo interno, poi con l'ala allontana di testa Croce, Kouamdi, ancora Croce fermato fallosamente da Pietra, punizione per la Juventus, vicinissima al 3-0, il secondo legno di questo primo tempo, non solo due gol ma anche le traverse di Costa Magna e il palo di Buffon, Juventus che sta nettamente giocando meglio. Buffon sfida Kouamdi, lo salta, rientra anche su Veneti lì, ancora Buffon se ne va, va a cercare Ventre, lo gira con le lacche, poi però è imperfetto nel disimpegno, alla fine la rimessa comunque per il PSG, la batte Ovre, inciampa un po' sul pallone, Kouamdi via Schiavone, poi c'è l'arbitro che complica anche l'azione, poi serie di strattonamenti a vicenda tra Grosso e Veneti lì, continuano a spintonarsi. Attenzione ai due, il 10 e l'8 che si guardano ancora un po' in cagnesco. Corre là, va lungo, cercare il movimento di Pietra che però ha commesso fallo. E punizione per la Juve, fallo subito dall'ottimo Stefano Croce, partita fin qui impeccabile del numero 2 juventino. Buffon ancora Ventre, su di lui il solito Colelà, difficilissimo cliente per tutti Colelà, Ventre gli gira intorno ma commette fallo, è la punizione per il Paris Saint Germain. Cento secondi all'intervallo, Juve 2 PSG 0, le reti di Torriero e Filippo Grosso, il suo primo gol in questo torneo. Difende bene il pallone Pietra, però stavolta è a favore del PSG. Bello il duello anche fisico tra Croce e Pietra, quasi un duello per calcio vero, con duelli fisici e scontri corpo a corpo, molto ancora da dire qualcosa a Grosso e Venetilli che non si stanno molto simpatici evidentemente. Qui Venetilli è andato in effetti ad allontanare Grosso, che era andato a disturbare la preparazione al tiro di Venetilli, che poi da molto lontano calcia alto, nessun problema per Piras, rimessa al fondo, ci sarà da recuperare qualcosa, si sono persi un paio di minuti a metà frazione per rinfrescarsi e rifocillarsi dopo i primi 10 minuti giocati sotto un sole cocente. La rimessa è per la Juve, c'è Grosso che è un po', diciamo, come carattere non è uno proprio tranquillo, qui è andato un po' a prendersi con Rafael Fernandez, senza fallo involontario l'intervento di Casazza,
tiene però in campo Grosso, Fernandes senza fallo, Grosso rischia qualcosa perché questo fallo da dietro era molto pericoloso, per sua fortuna e per fortuna dell'avversario non c'è fallo. Pietr tiene il pallone, lo gioca all'inizio di Fernandes, in vantaggio Casazza, mettendo a fallo laterale, lo batte rapidamente Pietr, indirizzo di Venetilli, ancora Pietr, quelle là, sempre per Pietr, in solida posizione di esterno destro. Venetilli fa girare Rafael Fernandes per l'azione del PSG, al centro Venetilli è solo, e il miracolo di Piras, la parata della partita da parte di Lorenzo Piras, grandissimo intervento su QMD del portiere della Juventus. Un rimpallo favorisce QMD che calcia molto bene, alto, forte di destro, palla piena, grande parata di Piras che qui però viene disturbato nell'uscita, si salva la Juve, finisce 2-0 il primo tempo. Si conclude con un grandissimo intervento di Piras, le reti di Torriero e Grosso, Juve avanti a fine primo tempo 2-0 sul PSG. Di nuovo in campo Juventus e Paris Saint-Germain per il secondo tempo di una partita sorprendentemente condotta dalla Juventus nel primo tempo per 2-0, Torriero e Filippo Grosso per la Juventus, che è in vantaggio con pienissimo merito, colpito anche due legni con la traversa di Costamagna, con il palo di Bufandar, e soprattutto ha annullato o quasi i tanti possibili talenti del PSG che sono stati un po' tutti messi in ombra dall'ottima organizzazione difensiva della Juventus, che ha ballato soltanto in casi isolati, e quando ha ballato c'è stato un grande Piras come nel finale su QMD a dire di no all'attaccante numero 2 del PSG. Si riparte allora fra qualche istante, meglio, si attende soltanto il fischio dell'arbitro. 2-0 con la Juve in lotta per il girone del nono e dal nono al dodicesimo posto. Nell'altra partita Krasnodar in vantaggio sul Manchester United per 1-0, domani la terza e ultima giornata. Si riparte con il PSG che attacca con il numero 4 appena entrato in campo, Naufel Elanak, uno dei tanti talentini anche tecnicamente deliziosi di questo PSG, però ne è aperto sulla sinistra, la conclusione ancora Piras dice di no a Sulpice Timothée al suo primo pallone toccato nella ripresa, subito diretto sotto la traversa, subito attento Lorenzo Piras ad alzarla sopra la traversa, pallone messo in angolo, è il calcio d'angolo che verrà effettuato da sinistra, messo in mezzo, nessuno che tocca. Un cambio anche tra i pali nella Juventus, non c'è più Lorenzo Piras, la parata di prima è stata effettuata da Alberto Giorgi, che immagino sia il gemello di Lorenzo Giorgi, sono nati lo stesso giorno, sono anche piuttosto simili il numero 3 e il numero 12 della Juventus, ed è Giorgi che rimette il pallone in gioco per Bufandar, rinvio così stoppato da Fernandes, da Rui Fed. In campo anche lui, tanti cambi tra primo e secondo tempo, pallone che passa, attenzione al fallo subito da Costamagna, la punizione a favore della Juventus, fallo di Over, battuta rapidamente la punizione, c'è Bufandar che si fa fermare, poi Sulpice Timothée fa girare bene la nacca per Over, che adesso sta giocando curiosamente a destra, lui che è un terzino sinistro che stiamo vedendo in questo momento, spostato sulla fascia opposta, e la nacca Ventre, bravo nel lavoro, però purtroppo lascia il pallone e la NAC da lontanissimo, nessun problema per Giorgi. PSG che si sta adesso mostrando un po' più determinato, un po' più intenzionato ad accorciare i tempi per arrivare ad accorciare anche le distanze. Numero 8 Jannon in campo anche lui dall'inizio del secondo tempo, non ci sono più in campo Casazza. Torriero, attenzione a Ventre, fermato, pulito da ancora un grande intervento di Kylian Colella, e la NAC va via bene a Bufandare, la NAC perde il secondo contrasto, alla fine un rimpallo gli fa tornare il pallone, Costamagna elegante, trattenuto, c'è fallo da parte di Sulpice Timothée e punizione per la Juventus, bella giocata di Costamagna, il sombrero su Sulpice Timothée. Bufandar
lui che va, pallone che è dentro per Costamagna, la parata di Douglas, la grande occasione per la Juventus per segnare il terzo gol della partita, la fallisce Luca Costamagna con il corpo, ha detto no Douglas, Juve vicinissima alla terza rete, colpo di testa e alto di un soffio da parte di Stefano Croce che è staccato benissimo su questo calcio d'angolo e ha messo il pallone sopra la traversa. Rivedremo tutto tra poco, cominciamo dall'occasione per Costamagna con la risposta a due mani di Douglas sul calcio d'angolo. Croce prende il tempo a Colela ma manda alto, era battuto Douglas. Due grandi occasioni nel giro di un minuto per la Juventus per andare sul 3-0 e forse anche chiudere la partita. Rimane 0-1 il risultato sul campo numero 1 tra Krasnodar e Manchester United e la NAC. Poi il fallo subito, no, sì, il regola di vantaggio, fallo subito da Rui Fed, si gioca con Gomis che serve Uvr, lo rimonta. Buffon da Costamagna, ancora elegantissimo Costamagna, Costamagna se ne va tutto da solo, Costamagna è altruista a cercare Ventre, molto altruista, forse troppo addirittura. Poi Jannon per Ventre che si gira bene, viene fermato da Colella, non è finita, buonissimo momento della Juventus, c'è ancora Jannon che con ordine rimette il pallone all'indietro, poi però c'è il fallo fischiato a Buffon d'Ar e calcio di punizione per il PSG, una spinta faceva accenno l'arbitro, punizione per il PSG, se ne occupa Kylian Colella. 5 minuti, Juve avanti 2-0, meritatamente, ha avuto anche occasioni per arrotondare il risultato. Rui Fed, suggerimento sporcato da Ventre, e altra rimessa per il PSG. Non si trova più il pallone, attenzione, ecco, lo ritrova Ovr, Colella. Colpisce male il pallone. Difensore del PSG sul pistimote non riesce a tenerlo in campo ed è rimessa in attacco per la Juventus. Buffon d'Ar, capitano della Juve. Jannon ci prova l'altro Giorgi, Lorenzo Giorgi, fratello di Alberto, parole fuori. 5-30 per la Juve, vantaggio, passano i secondi, si avvicina la prima vittoria in questo torneo, i primi punti dopo 4 sconfitte in 4 partite, punti che la Juve merita, non c'è nessuna squadra a questo punto rimasta a zero, anche per fortuna, insomma è giusto, non è bello che insomma qualcuno poi si è venuto qui soltanto per perdere ed è giusto che tutte le squadre abbiano i loro momenti di soddisfazione. Rui Fed sul pallone da lungo, anzi no, va corto per Elanac che apre il compasso per mandare Ovr, gran palla di Elanac per Ovr, va via Ovr a Giorgi che lo chiude con attenzione in calcio d'angolo. Grande concitazione sulla panchina del PSG anche. Calcio d'angolo per la Juventus, per il PSG, la battuta di Ovr, il giocatore va giù e c'è calcio di rigore per il Paris Saint-Germain. Il secondo rigore di questa competizione a favore dei francesi dopo uno contro la Roma. E qui rivediamo il fallo subito da Colella, trattenuto abbastanza nettamente, va detto. Il calcio di rigore che ci può stare. Buffon d'Ar, credo, commettere fallo. Calcio di rigore, allora dal dischetto se non sbaglio il numero 6, Rui Fed, sì, dovrebbe essere lui l'incaricato, ce ne sono due o tre che sembrano poter partire, invece Rui Fed che va e segna il gol che riapre la partita su calcio di rigore, Rui Fed, il primo gol anche per lui in questo torneo, il gol che riporta a un solo gol di distanza il PSG, spiazzato lentamente Giorgi, rigore calciato benissimo, prendo il piede, il piattone da Rui Fed. 2-1, i genitori e i parenti dei piccoli bambini del PSG fanno un gran tifo sulla tribunetta di fronte alla nostra postazione. Juve adesso che deve fare attenzione, che Juve un paio di volte questo torneo è stata in vantaggio ma è stata rimontata contro il Chelsea, contro il Lugano, insomma Juve che deve adesso mantenere alta la concentrazione perché insomma il PSG è squadra che ha le armi per metterli in difficoltà gli avversari, ha fatto anche con la Roma, con il Benfica, era avanti 2-0 contro la finalista del torneo, poi il Benfica ha vinto 3-2 al centro, Ventre
subisce fallo ed è calcio di rigore per la Juve. Passati due minuti, fatto segno un intervento col piede a martello l'arbitro, fallo subito da Ventre e dal dischetto ci va Lorenzo Giorgi. Rivediamo velocemente prima dell'esecuzione con Ventre, che è stato in effetti affrontato duramente da Colelà. Calcio di rigore, Giorgi, rete, 3-1, la Juve riporta 2 i gol di distacco dalla PSG con Lorenzo Giorgi, quasi alla grosso, adesso non ha tirato grosso, non ha tirato Giorgi, rigore simile a quello calciato in finale mondiale dal allora terzino sinistro dell'Italia, sempre Italia-Francia è 3-1, torna più 2 la Juve, 2 calci di rigore, la prima partita in cui si vedono fischiare 2 rigori. Ancora una volta spiazzato Douglas Higa, gran rigore anche questo, questi ragazzi calciano molto bene i rigori, abbiamo visto davvero 2 rigori impeccabili sia da parte di Rui Fede che da parte di Giorgi. E adesso il PSG deve di nuovo attaccare, deve di nuovo riportarsi a almeno uno. Over, vince un rimpallo su Bufandar, poi la conclusione di Kouamdi e la palla è alta. Non perde tempo Kouamdi, quando gli arriva il pallone calcia sempre in porta anche con posizione del corpo rivedibile, qui in questo caso tutto piegato all'indietro, una palla che si è impennata, mette giù il pallone ancora Kouamdi, lo gioca all'indirizzo di Rui Fed che viene però fermato da Ventre, molto generoso questo numero 9 che non ha ancora fatto gol in questo torneo, ma si fa apprezzare per i suoi ripiegamenti difensivi. Va bene Rui Fed, pallone lungo per Kouamdi, lo gioca over, ancora Kouamdi, scambiano i due, ancora over e c'è l'opposizione da parte di Stefano Croce, il migliore, mi viene a dire, della Juventus di questa partita, non ha sbagliato un intervento, ha anche sfiorato il gol pochi istanti fa. Calcio d'angolo per la formazione francese, lo effettuerà El Ennahda. Siamo vicini alla metà del primo tempo, del secondo tempo, Juve 3 PSG 1, palla al centro di testa fuori Bufandar, poi Gomis per Rafael Fernandes, è uscito Colelà, è uno dei rari momenti della partita del PSG senza il numero 5 che ha commesso il fallo da rigore, prima se l'è procurato e poi l'ha commesso il fallo da rigore che è valso alla Juve il penalty del 3-1. Rui Fed si fa fermare, può partire la Juve, 2-1, ultimo difensore Lannac molto attento a tenere il pallone, over, duello ancora con Bufandar, in scivolata Bufandar lo rallenta, poi over, usa il corpo per avere la meglio su Costamaglia, la rimessa è francese, rifiuta la salta di mano over, sono semplicemente mal compresi, succede qualcosa che non è molto chiaro, alla fine c'è una rimessa per il PSG che va a guadagnare anche un calcio d'angolo, momenti di caos come giusto, come normale che avvenga ogni tanto in gare tra bambini di 10-11 anni, della ballerina c'è over, deputato di tutti i calci piazzati del PSG al centro, il colpo di testa molto pericoloso da parte del solito Rui Fed che aveva già segnato il gol dell'1-2 e adesso ha sfiorato la doppietta con un colpo di testa uscito di pochissimo alla destra di Giorgi. Lancio lungo di Croce, giocare Ventre, fa buona guardia Fernandes e la NAC over, tiene la palla in campo, non è uscita Kouamdi, over, ci lotta, il fallo è a favore della Juventus, il fallo di over, punizione a favore dei bianconeri, dopo il 3-1 il PSG non è riuscito a riportarsi a lungo sotto la porta di Giorgi e la Juve che comunque, come abbiamo già detto più volte, sta meritando questa vittoria, sta meritando questo risultato, raddoppio anche del Krasnodar, 2-0, intanto Douglas in due tempi sulla punizione di Giorgi, 2-0 per il Krasnodar, gol di Posmacni che bissa il gol realizzato ieri alla Juventus, 2 gol per il Krasnodar che dunque è in testa al girone anche nel computo della differenza reti a 6 punti più 3, neanche un gol subito, squadra che ha un'organizzazione difensiva davvero buona, subito solo 2 gol dall'Atletico, solo 3 gol dall'Ajax, ma comunque una squadra che si è fatta notare anche per la solidità difensiva. Per lo United si prospetta un'altra sconfitta, non la prima del suo torneo. Ancora time out chiamato dalle panchine,
sorridono finalmente i bambini juventini, ci sono un paio di minuti di interruzione, il cronometro continua ad andare, no, adesso è stato fermato, è stato interrotto e dunque si chiuderà intorno al ventesimo questo secondo tempo. Time out dovuto anche al caldo naturalmente, perché fa molto caldo, infatti il gioco è stato interrotto anche sul campo numero 1. Giocare al mezzogiorno e mezzo non è facile per dei bambini di 10 anni, non è facile in generale per nessuno. Giusto tutelarne la salute e la lucidità con delle interruzioni durante i due tempi. Torna in campo Juve PSG, mancano 7-8 minuti alla fine di questa partita, la Juventus è in vantaggio per 3-1, Torriero, Grosso, poi accorciato la distanza il PSG con un rigore di Rui Fed, ma ancora su rigore Lorenzo Giorgi ha riportato avanti di 2 gol i bianconeri, 2 rigori nella stessa partita, entrambi sembravano esserci, va detto, dunque direzione corretta da parte dell'arbitro in una giornata in cui ci sono stati episodi arbitrali discutibili come quelli che hanno concluso Corinthians-Chelsea. Attenzione a Kouamdi che non si accorge del pallone, poi lo riconquista, alla fine la rimessa è a favore del PSG, batte Fernandes, ancora Kouamdi Fernandes, all'indietro deve giocare il pallone, va via bene a Costamagna, Fernandes spronato a Costamagna a recuperare la posizione, Fernandes va da solo fino alla rigore, sul fondo Fernandes mette in mezzo, colpo di testa a botta sicura da parte di Gomis sul fondo, che azione del PSG, prima Fernandes e poi Gomis che ha staccato benissimo con il tempo giusto, ma non ha trovato la porta, è andato via davvero bene, è andato su molto bene il numero 12 parigino, però si è salvata la Juve. Il duello tra Grosso e Lannach lo vince il giocatore del PSG, all'indietro verso Douglas per Kouamdi. Disimpegno elegante dei francesi, e Lannach apre per Rui Fed, senza Colela, punto di riferimento di tutti i palloni, il PSG adesso responsabilizzato in ogni giocatore, pallone dentro ancora verso Gomis, contrasto con Giorgi colpito in maniera accidentale al collo, la parte alta del petto, è rimasto giù Gomis che sembra essersi fatto più male. Contrasto molto duro, li vediamo subito. Trattato male Gomis, colpito, ma sorridente Giorgi, dunque pericolo direi passato, paura passata. In piedi anche il numero 12, scontro tra i due numeri 12 questo, anzi no, il 10 Gomis. Si tratta di Kelley, non di Gomis. È stato Kelley e non Gomis ad andare al contrasto, erano i due numeri 12 appunto, Kelley e Giorgi. Kelley in campo da qualche minuto, era stato suo il colpo di testa precedente, fuori gioco di Grosso, qui c'è anche fallo che però è stato fischiato, allora ignorato il fuori gioco, la chiamata del guardaline, ma punizione per la Juventus, dunque Filippo Grosso sul pallone, 5 minuti alla fine, 3-1 Juve, vantaggio piuttosto rassicurante per ora per i bianconeri, che hanno voglia di vincere, hanno voglia di festeggiare una vittoria dopo 2 giorni un po' deludenti dal punto di vista dei risultati, 4 sconfitte in 4 partite, ultimo impegno domani contro il Manchester United per i bianconeri, prima o poi di tornare a casa. Costamagna, molto bravo nella protezione e nella difesa del pallone, lo trascina però sul fondo, la rimessa è del PSG, c'è un cambio alle viste, sta per entrare Adam Bufandar, il capitano per il posto di Costamagna, buona partita anche oggi per Costamagna, sfiorato anche il gol nel primo tempo e anche nel secondo,
rimessa Juve, anzi rimessa PSG, la batte Fernandes. Kouamdi difende alla grande, punizione per il PSG, contrasto con Giorgi, il Giorgi difensore, Lorenzo Giorgi. Punizione per il PSG, sulla pallone abbiamo Rafael Fernandes. Sistema la barriera a 1 in realtà, una mini barriera, una mono barriera. Giorgi, Bufandar, unico a provare ad opporsi, il pallone che passa, infatti chiama il pallone Giorgi, non c'era neanche bisogno di farlo perché è stato un fuorigioco segnalato in attacco al PSG. Juventus che ha 3 minuti e mezzo dalla fine, sta rischiando poco, l'occasione migliore l'ha avuta Kelley di testa, colpo di testa molto bello ma fuori bersaglio. Juventus che adesso con Grosso raddoppiato, fermato da Kelley, poi Kouamdi, troppo forte il passaggio per il compagno, per Fernandes, la rimessa è juventina. Non la prendere lunga, dice il suo allenatore a Grosso, tienila, 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 e Grosso la tiene e prende un buon angolo che tiene alta la Juve, che insomma ci tiene a vincere una partita, ci tiene a festeggiare questo zero che finalmente viene cancellato. Batte corto Grosso per Torriero che calcia sui cartelloni. 2 e mezzo, PSG con il lancio lungo di Rui Fed a cercare la velocità di Gomis e Kelley. Velocissimo Gomis, costringe Croce a mettere palla in faro laterale. Batte rapido il PSG, almeno vorrebbe. Rui Fed, poi spazza in avanti. La Juve, Grosso. Suggerimento intercettato e c'è allora il PSG con Rui Fed, poi Kelley, Fernandes contro Bufandar, non sprecare energie, gli dice il suo allenatore. Allora Bufandar con bellissima scelta di tempo, entra in tackle e prende anche la punizione, prende anche la rimessa. Batte Bufandar in avanti a cercare Grosso. Tocca il pallone Fernandes, la rimessa ancora juventina, 100 secondi alla fine, si va verso un 3-1 meritato tra Pietra al posto di Kelley. Il giocatore che aveva subito il colpo precedente, ma tutto a posto per lui. Bufandar, tocca il pallone Fernandes, lo tiene in campo in rovesciata e poi lo spazza, un pallone che si impenna a vuoto Giorgi. C'è Croce però come sempre, fa buona guardia, la rimessa è parigina. Doppio cambio Juve per completare questa partita, rientrano Ventre e Casazza. E cambia con un po' di malizia, Andrea Juventino cambia il giocatore più lontano dalla linea laterale. Si tratta di Grosso innanzitutto e poi va fuori anche Torriero. Attenzione a Gomis, la porta è vuota, il tiro e il gol di Rafael Fernandes che accorcia le distanze, 3-2 PSG, PSG che accorcia le distanze con il suo franco portoghese o brasiliano, chissà. Rafael Fernandes con numero 7, 3-2, c'è ancora partita allora in questi finali. Però sarà un minutino probabilmente, 2 però ha detto l'arbitro, allora si va avanti fino al 22esimo e allora c'è spazio, c'è tempo per il PSG di organizzare gli ultimi attacchi. Ancora una volta Gomis determinante sulla destra a seminare l'avversario, a mettere in mezzo il pallone messo in porta da Fernandes. 2 minuti alla fine per il PSG a caccia del punto, per la Juve a caccia della prima vittoria del suo torneo. Ancora Gomis, c'è il rimpallo. Pietra, rimessa per il PSG con il pallone allontanato, c'è Rui Fed, Juventus che però si difende bene, rinvio di Giorgi, allontana il pallone, Kouamdi lo recupera, pensa al tiro come al solito, viene murato, Juve che qui commette fallo, ma il fallo è a favore della Juve, il fallo subito, c'è anche un infortunio ai danni del giocatore juventino.
contrasto molto dura, intervento pericoloso da parte di Gomis. Tutto a posto, si tiene davanti il piccolo Giorgi. Effetto è la punizione e la NAC. Fernandez qua di bilanciato, Grosso molto bravo a arrivare il pallone, gran gioco di gambe di Filippo Grosso, tre su di lui, non gli tolgono la palla, la tiene quello che vuole la Juve, tenere il pallone, far passare i secondi, poi la palla esce, c'è una grande mischia, è tutto regolare, interviene adesso l'arbitro e c'è una punizione per la Juventus, c'è una punizione per la Juventus, palla trattenuta probabilmente, non è chiarissimo la nostra posizione cosa sia successo. Punizione che consente alla Juve di chiudere in attacco e di far passare i secondi. C'è Grosso sul pallone, molto simile, guardate quanto somiglia a suo padre. Pallone in mezzo, in qualche modo Douglas, non è finita, c'è Ventre che potrebbe calciare e segnare finalmente il gol del 4-2. È il primo gol in questo torneo per Alessandro Ventre. Alla quinta partita si sblocca anche il numero 9, è molto sorridente, si prende l'abbraccio del suo allenatore, finisce qui la partita 4-2, almeno così mi è sembrato di capire, anche se credo che l'arbitro vorrà far riprendere, infatti dice no, non ho fischiato, non è finita, vediamo se c'è tempo, non è stata battuta in maniera regolare il calcio d'inizio, un eccesso di zelo qui e via, si gioca. Allora c'è forse spazio per un'altra azione del PSG. Lui Fed perde il pallone, Grosso, pallone che scivola in fallo laterale e finisce adesso la partita. Vince la Juve, la prima vittoria in questo torneo per la Juventus dopo 4 sconfitte.